Gissi, sono nata a Pola in Istria, sono venuta qui a Roma che avevo quasi 5 anni, alla fine della guerra, e ho avuto la fortuna di capire presto, abbastanza presto, quello che volevo fare da grande. Quindi mi sono diretta in questo canale cinema, che allora c'era quello che ci faceva sognare, dopo la guerra ce n'era molto bisogno. Costava 2 lire, avevamo un cinema della parrocchietta dietro Piazza Bologna, il Sant'Ippolito, che era il cinema poi, dove entravo alle 3 e uscivo alle 7 praticamente. E cosa c'era allora? Sognavi tanto, perché c'era il grande musical americano che non era venuto prima, quindi avevamo Gene Kelly, Ginger Rogers, Fred Astaire, io credo che un americano a Parigi, credo che l'ho visto una 30ina di volte. Poi arrivavo a casa e mi ridisegnavo tutto quello che mi ricordavo, eccetera. E quindi il mio fine era quello, una volta nella vita, di fare un musical. E quindi ho fatto gli studi, ho fatto il liceo artistico, ho fatto l'accademia, ho fatto tutto quello che si presume si debba fare. Oltretutto stavamo a Roma, dove si faceva il cinema, e devo dire che in confronto ai giovani di adesso la mia generazione è stata molto fortunata, anche perché era una professione che pochi conoscevano. Quindi c'era molta offerta di lavoro, ci si permetteva anche il lusso di dire no, perché volevamo stare un po' a casa a riposare. Naturalmente il no viene sempre mimetizzato da scuse e cose, perché non puoi dire no al cinema, sennò te fanno secca. Quindi, però c'era tanto, tanto lavoro. Per cui ecco, mi ritengo una fortunata per questo inizio. Ed è stato tutto abbastanza facile, soprattutto aiutata dal mio grande maestro Dario Cecchi, che è stato un grande costumista dell'epoca, faceva anche film con gli americani, eccetera, così, fratello oltretutto di Suso Cecchi d'Amico, per cui una famiglia di cinema che mi ha tenuta a bottega. Quindi il primo film l'ho fatto con lui. Ho fatto Il Postino, ho fatto Il Marchese del Grillo, ho fatto Amici Miei, ho fatto Così Ridevano, ho fatto Il Ladro di Bambini, per cui molti film, sì, moltissimi, magari no, però molti film con persone, dunque Monicelli, Amelio, Peter Del Monte, fra i più giovani Pompucci, soprattutto una gran varietà di registi, quindi delle loro personalità e della loro maniera di concepire il cinema e di quello che vogliono significare quando girano, che è stata una bella ginnastica mentale, che poi il film è del regista, quindi noi dobbiamo cercare, oltre ai dialoghi che facciamo sul copione, sullo spoglio del copione, sui bozzetti dei personaggi, per me è essenziale disegnare, nasco dal disegno. Cioè la voglia di fare questo mestiere è nata soprattutto perché avevo un po' il dono di natura di saper disegnare, naturalmente l'ho raffinato nei vari studi, eccetera, perché io ragiono col disegno, quello che ho in testa lo butto sulla carta e vedo se mi funziona o no. Per cui quando ho un bel paccone di roba, ne parliamo poi con il regista, ne parliamo con gli attori, e lì sta sempre da mediare quello che vedo io, come lo vedo io il personaggio, da come lo vede l'attore, da come lo vede il regista. Ogni scena ha magari esigenze diverse e comunque noi facciamo delle domande. Ma questa come lo vedi? Ma questo è così? Ma questo che cos'è? Ma che stagione è? Si fanno anche queste domande che sembrano banali, ma sono alla base poi della creazione di un film. Sia Monicelli che Benigni, che sembrano due persone agli antipodi, loro io ho trovato invece lo stesso rispetto per i collaboratori, perché loro proprio ritengono, anche Amelio, come noi venivamo una volta identificati, i collaboratori alla regia. Fotografia, scenografia e costumi sono i collaboratori alla regia, sono gli autori dell'immagine. Il cinema cos'è? Immagine. Infatti Monicelli diceva sempre che il cinema migliore era quello muto. Uno che ha finito gli studi in questo settore dovrebbe farsi almeno 6 mesi di sartoria, perché dalla teoria passi alla pratica, eccetera.
assisti alle prove con gli attori, quindi capisci come ci si deve comportare, come si fanno le prove, capisci la consistenza, il tipo dei tessuti che magari hai letto solamente sul libro ma non li hai mai toccati, e il materiale è l'ABC del nostro lavoro. Dobbiamo sapere a memoria i tessuti, sia quelli diciamo naturali che quelli sintetici, qualsiasi tipo ci può servire. Io nel Bertoldo e Bertoldino ho fatto una corte bizantina con laminato plastico, per cui devi sapere la rispondenza di tutto. Io sognerei tanto di avere Wes Anderson, perché adoro le cose che fa, perché lavora su un livello anche onirico dell'immagine, eccetera. Per cui, siccome noi naturalmente per insegnare, per fare, lavoriamo sul livello più realistico, gli diamo un copione più o meno realistico, vestiti anche d'epoca, però con una base di realtà o di verità, eccetera, e invece fargli vedere come si può liberare il cervello e volare, e beh, mi piacerebbe che lui venisse a dire cos'è il suo cinema, come lo vede, che cosa vuole raccontare con le strane cose che fa. La cultura italiana apporta al mio lavoro non soltanto quello che è la cultura, diciamo, iconografica o pittorica o figurativa, eccetera, ma anche quello che è la letteratura, quello che è il cinema prima della guerra, che mi sono mangiata, perché quando ero giovane io questi film li recuperavi nei vari cinema, nei vari CUC, cioè centri cinematografici universitari, e nei vari cinema d'essai, eccetera. Quindi secondo me è totalmente inscindibile da quello che poi è il mio essere costumista, perché poi ognuno di noi porta comunque se stesso, come un attore. Facciamo più o meno lo stesso percorso. Porti te stesso in quello che fai, in come tu raffiguri un certo personaggio. C'è sempre qualcosa di te stesso, della tua maniera di vedere.